Minchione. Esatto. È esattamente quello che ho pensato anch'io. Sì, perché se lo leggi all'inizio, ehi minchia. Cioè, invece no, è praticamente... Ehi minca, senza i. No, senza la i. Senza la i, sì. Salve ragazzi e salve, benvenuti. Benvenuti di nuovo. Oggi giocheremo a un altro gioco che ovviamente non è serio, non è intelligente, non è fatto da persone sane di mente, ma è un gioco... Non si sa come sarà. Professionale. Esatto, però... Allora, intanto come si chiama? Allora, il gioco si chiama... Hey Minky... No, scherzavo, Minka. Cioè, senza la i. Hey Minka. Però all'inizio io l'avevo letto Hey Minchia. Esatto, se ci metti la i diventa Hey Minchia. Vabbè. L'icona è bellissima perché... L'icona è stupenda. Cioè, farla vedere in zoom alta perché è bellissimo. Sei un gatto in 8 bit, con lo sfondo rosa. Non lo so, io quando l'ho scaricato mi sono appuntato direttamente sul nome della cartella 17 mega di pura ignoranza. Bello. Quindi direi... Già solo per la parola ignoranza, cioè, merita. Io direi di immergerci in questa avventura. Or cioè, a small adventure about life and death. Addirittura. E sai cosa mi ricorda questa descrizione? Madonna, che è? Ti ricordi Death Trip? Sì, sì, me lo ricordo. Quello dello scheletro che doveva ammazzare gli animali per ricostruire il suo scheletro. Sì, sì, sì. È bruttissimo. Sì. Vediamo, press enter. Vediamo. Questa musichetta 8 bit, super anni 80. Oddio. Ah, è una bambina un che gatto. Sta... Oddio, ha visto un topo, il gatto? Sì, ha visto il topo. Che è Sonic quando arriva al boss? Sì, infatti, cioè... Tutorial, catch some lunch. Ah, cattura al pranzo, capito? Giustamente. Ci si muove con le frecce, ok. Ok. E noi siamo questo gattino. Innocuo, innocente. C'è la nostra bambina, a cui vogliamo tanto bene. Ovviamente che non... non reagisce, vabbè. Non è assolutamente realistica questa cosa. Ma cosa, che stazza stai premendo? No, niente, stavo andando da solo. Volevo giusto commentare un attimo la grafica. Questa grafica è molto... vero, ma è un disegno quello di... Oh, sono io che ci vedo male. Cioè, sembra un disegno tipo questo qui. Sì. Sembra un disegno. Vabbè, fatto, vabbè. Andiamo... Dunque, possiamo andare solo a sinistra, perché a destra si ferma. C'è andiamo il muro, a sinistra. Ok. Questa musica molto allegra. Occhio alla strada che non devo passare macchine. Ah, ok, ora si sblocca. Ok. Okay. Il pranzo, abbiamo trovato il pranzo. Ah, crack, proprio bello, con la zampa, subito... crack, così. Stage clear. Ah, bello. Finito, visto. First step 1000. Oh, 1000 punti, cioè... per non aver fatto niente. Pest controller. It's getting late, aren't you tired? Minka, sulla strada, si sta facendo tardi, non sei stanco? Lo sbudellio, ti sa. Ah, sarà... bello. Ehi, Minka, cos'era questo? Sera. Vabbè, devo tornare indietro praticamente. Ok. Ecco. Te l'ho detto. Te l'ho detto. Fai attenzione alla niente, strada. Siamo morti. Ho ricominciato da capo. Stage clear. Finito. Full stomach. Perché che stiamo un po' pieno. Effetto sorpresa. 5000 punti. È lunga una strada. Manca... Keep it up. Almost there. Continua così. Siamo quasi arrivati. No. No. Non ci credo. Oddio, ma... Cioè, a metà, continua ad andare avanti. Non abbiamo più le zampe di... Infatti, ma... cioè, lo stomaco. Ma è malata questa cosa. È malatissima. Guarda, poverino, poi con la zampina, cioè, che arranca. Poi senti quella musica triste. È malatissima. Ah, gli manca anche un orecchio, guarda. Oddio, hai ragione. Questi dettagli, vedi come... E rientra a casa. No, perché? No, ma hanno chiuso la porta in faccia, perché? Che stronzi. Stage clear. Qui sono al contrario. Oddio, è vero. Stand. Oddio. The rain. Io guadagno punti così, cioè... a casa non facendo niente. Che allora, questo è uno spreco. Ah, ok, finito. Perché ti ha detto che te hai deciso cosa fare. Adesso vai e goditi la vita. Comunque, grazie per aver giocato. Il tuo punteggio è questo: 25.000 su 30.000 point. Ah, ci sono due differenti ending. Questa qui era solo una delle due, questa.
Ho capito, ma se devo tornare indietro come dovevo fare per attraversare la strada, scusami. Forse potevi passare a sinistra, forse. Comunque non posso tornare al menu. Non puoi skippare nulla qua, Comunque, ora sappiamo che c'è un'altra ending, una ending alternativa. Ah, si è chiuso il gioco. Ah, fantastico. Ok, ripetiamo. Allora, press enter. Vediamo se abbiamo saltato qualche passaggio. Ok, il gatto vede il topo. E fin qua tutto ok. E gli viene l'espressione proprio malvagia, maligna. Sì. Ok. Prendi il pranzo e ok. Per prendere il pranzo devo per forza andare di là, perché a destra non posso fare niente. C'è il muro invisibile, quindi... Aspetta. Però prova. Ah, ok. No. Basta. Ah, lo puoi fare all'infinito. Sì. Certo che devo dire, questa bimba ha un braccio veramente lungo per riuscire. O il gatto è abnorme, nel senso che... Oppure... Ha il braccio come si allunga. Non si china nemmeno, rimane proprio ritta con la schiena. Un braccio così, papà. Adesso facciamo come i gatti dei miei vicini, che stanno proprio nel mezzo della striscia. È proprio così. No, secondo me non devi ucciderlo. Prova ad andare avanti. No. No, per forza, ti fa interagire per forza. Crack. Cioè, gli gratta la schiena e il topo muore. Questa qui è l'unica interazione che possiamo fare in questo livello. Quindi... Ma che vuol dire pest controller? Pest controller? Pest controller? Bella domanda. Ma pest non vuol dire peste? Sì, infatti, però controlla, cioè. Ma peste nel senso della malattia, non peste nel senso monello. Secondo me prova ad andare a sinistra. Ehi, mica. No, no, non fa niente. Ma come? In mezzo alla strada non ci puoi andare. Cioè, ci puoi andare ma ti prende lo stesso, ti prende per forza. Prova, no, cioè... Di qua, prova ad andare qua a interagire, zero. Proprio. Non mi dà nessuna icona per interagire. È strano, però. È l'unica cosa che puoi fare, quello. Forse alla fine, invece che rientrare in casa, devi andare dalla parte opposta. Boh, proviamo. Se mai ce la faccio a vedere il gatto sbuzzato a metà, Però aspetta, c'era un punto esclamativo, però. Non è che devi prendere qui e magari lo schiva. Ma saperlo prima, L'ho guardato ora, questo dettaglio. C'è un momento prima, ti viene il punto esclamativo, forse se premi l'interazione te lo schiva. Forse, però ora vediamo se effettivamente a sinistra ti fa fare qualcosa. No, a sinistra no, guarda, non ci posso andare. Ah, non ci puoi proprio andare. Allora, mi sa che devi schivare. Guarda la strisciata di sangue fin laggiù. Sì, infatti. Qua non puoi interagire, no. No, per forza così. Ok, per adesso proviamo a vedere se ha ragione effettivamente lui. Effettivamente funziona l'ipotesi. Quindi sì, interagisce con invio. Ok. Quindi appena compare. Schivo? No, niente, non ti fa. Non ti fa schivare niente. Allora ho finito le idee perché se. Call from a friends, chiama gli amici. No, chiamata, mi sa che è lei che ti ha chiamato. Ti intende quella, non mi sa. Perché di altre cose che puoi fare a. Qui non puoi fare nulla, vero? Solo a destra puoi andare. No, basta. No, basta. E noi anche che ci mettiamo d'impegno a cercare di capire le meccaniche di un gioco del genere. Ragazzi, diteci voi con questo bellissimo disegno di questo gatto a metà che cosa ne pensate di questo gioco. Molto edificante, soprattutto. Guarda, triste con questa musica. Infatti, arriva alla casa arrancando nella speranza che qualcuno possa aiutarli. E la risposta alle sue preghiere di aiuto è questa: ti sbatte proprio la porta in faccia con violenza. Proprio. Direi che per oggi è tutto. Mari, fateci sapere nei commenti se avete qualche idea. Mari, ci riproveremo in futuro. Boh, chi lo sa. Non credo proprio che ci riproveremo in futuro. Perché un gioco di 17 mega pubblicato 2 anni fa, dubito fortemente che lo porteranno avanti. Può darsi. Però vabbè, se avete qualche idea comunque. È un po' come tutti gli early access che abbiamo provato. Sì. E poi li sono andati giusto a ricercare ieri, no? Quelli che abbiamo provato, perché volevo vedere gli sviluppatori che altri immondizi avevano pubblicato. Per poi portarli sul canale, no? Ok.
Allora, alcuni hanno avuto addirittura il canale bannato dal sito. Addirittura bannato. Mamma. Altri non erano più presenti i giochi che loro hanno pubblicato. Quindi noi sul nostro canale abbiamo proprio dei reperti che nessun altro recupererà mai. Allora, perché fantastico. Allora. Cioè, detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Hey, Minka. E non chiamate il vostro gatto Minka, mi raccomando.